Le Langhe, il Monferrato e il Roero in vetrina internazionale attraverso una comunicazione innovativa mediante l'utilizzo degli strumenti digitali, dei canali social, in diretta Facebook. Questi cinque giorni metteranno in vetrina internazionale le nostre eccellenze, le nostre ragioni di richiamo sempre più forti: eh, l'enogastronomia, il vino, il nostro paesaggio, i castelli, il paesaggio UNESCO, sempre di più elementi che richiamano da ogni parte del mondo e che oggi, con estrema facilità, attraverso questo tipo di comunicazione basata sul digitale, possono essere raggiunti con grande facilità. Se è vero che gli sport locali raccontano molto del popolo che li gioca, eh, sono stato felicemente colpito, anche se non in faccia, dalla palla, dalla palla pugno, perché penso che sia un'ottima metafora dell'idea di voler eh, tutte le volte rispedire la palla dall'altra parte e rigiocarsela, cioè di rimetterla in gioco, con la fisicità che contraddistingue gli sport, con la voglia appunto di mettersi in discussione per vincere, anche nonostante le sfide. Eh, credo che non ci sia stata sfida più grande per il turismo, per questi luoghi che ospitano non solo delle grandi bellezze, ma anche persone da tutto il mondo che vengono a vederle, non ci sia stata sfida più grande della pandemia. Quindi l'idea di essere qui, diciamo, da piemontese... Da mezzo piemontese perché vengo dalla provincia di Novara, quel piemonte non considerato piemonte dai piemontesi ma che io invece rivendico, eh, mi, mi onora, è bello essere in questi territori meravigliosi, avere l'opportunità di confrontarsi con le sue tradizioni, i suoi giochi, eh, i suoi gusti e le sue bellezze, perciò l'Anghe Monferrato eh, Roero Nera è un'occasione per conoscere ancora meglio ciò che rende questo posto assolutamente unico nel mondo.